tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come state? Cosa mi raccontate di bello? Io sto bene, ho riattivato il mio abbonamento per la Degustabox, perché l'avevo già presa anni fa, e praticamente è una cosa fighissima perché dentro ha tantissimi prodotti, alcuni che devono ancora uscire, quindi si provano in anteprima. Sono entusiasta, anche perché molte volte ci sono cose senza glutine, che così può provare anche Gabriele, e niente, quindi adesso vi faccio vedere, ci mettiamo lì sul tavolo e guardiamo che cosa abbiamo trovato in questa Degustabox di novembre. Eccola qui, è come si presenta, vedete, chiusa, vabbè, con questo coso che naturalmente vi strappo tutto. E poi, aprendo, cosa troviamo? Tante cose interessanti, sinceramente. Niente senza luce. Ma vediamo adesso. Allora, qui c'è un contest che praticamente ti dà dei punti. Fai uno screenshot alla prossima story. Completa la frase, vabbè, praticamente bisogna fare una specie di è una specie di contest. E qua invece ci sono scritte tutte le descrizioni di tutti quanti i prodotti e i prezzi, che adesso piano piano che guardiamo vi dico. Allora, partiamo da questi, che sono i crumieri della Bistefani al cacao, la bontà, la sua forma, con finissimo cacao selezionato. Questi qui, aspettate, ve li faccio vedere, questi qui costano 1,95 euro. Poi i cioccolatini, che più odio al mondo, perché non mi piacciono neanche quelli dell'altra marca, della marca magari più nota. Comunque sono della Whittors, il Boero, cioccolato extra fondente con ciliegia e liquore. Vabbè, può contenere tracce di frutta a guscio e cereali contenenti glutine. Questi qua costano 2,99 euro. Questo panettone mignon delle Tre Marie, con scorza d'arancia candita e morbida uvetta sultanina. A me non piace, ovviamente questo qui è con il glutine, ovviamente. E vi dico subito che costa 1,49 euro. Poi qui c'è questa cosa qui. Poi qui è così interessantissimo. Le vellutose cotte a vapore, ceci con riso della Riso Scotti, bio, buona come la faresti tu, 100% naturale, senza glutine. Quindi questa qui la farò assaggiare a Gabriele e Maurizio, visto che le altre cose non le possono mangiare. E questa qui costa 2,59 euro. In ogni box di queste qui ce n'è uno solo. Aspettate che... Ok. Poi un altro coso cicciottello. Qui cosa abbiamo? Allora, anche questo qui lo può mangiare Gabriele, è una barretta. Una barretta così, nuova ricetta, miele con noccioline, gluten free. Ecco, barretta alla frutta secca, miele e sale marino. Questa qui non è niente male, della Bikind. E adesso vi dico, questa qui la trovate a 1,99 euro. Andiamo a vedere qui.
Anche questo qua è gluten free, quindi glielo farò assaggiare a loro. Qua c'è un affare che ti dice anche dov'è che lo puoi ordinare. Non ha zuccheri aggiunti. Lo troviamo questo qui che è Zotti Crunch a 2,50 euro, ma ci sono anche altri gusti. Super Berries che sta sempre a 2,50 euro, mentre Berry Mutti a 1,25 euro. Ci sono tantissime cose, ma questo qui sono sicura che i miei bambini piaceranno ancora di più. E soprattutto Gabriele, visto che sono senza glutine. E sono due barrette di cioccolato della Chupa Chups. Come prezzo consigliato dice 1 euro. E anche qui sull'affare, sulla descrizione, c'è scritto 1 euro, ovviamente per pezzo. Questo qui è cioccolato al latte più popcorn. E invece questa qui è cioccolato bianco più riso croccante al cacao. E il fatto che sono senza glutine è ottimo perché almeno li possono assaggiare tutti quanti e sono tutti felici e contenti. Poi c'è, oh, che non lo trovo da nessuna parte, come sono felice di questo. È coriandolo intero, è una spezia che si usa tanto. Non si usa tanto in Italia, almeno che sappia io, e quindi sono proprio felice di trovarla. Questa qui la potete trovare a un prezzo di 4,29 euro. Al tappo che macina, e quindi sono felice per questo perché la spezia non la trovavo e questi qua col tappo che macina mi sconfiggono. Poi dunque, non c'è scritto che è senza glutine. Della marca Achillea c'è questo succo di melagrana, rinfrescante, dissetante, non gassata, biologica. Firmato Dolce Vita, questo qui lo potete trovare a un prezzo di 1,99 euro. Lo assaggeremo e poi vi farò sapere. Poi ancora una cosa. Questo qui è una novità veramente anche per me. È praticamente un soffritto pronto classico, però in barattolino di vetro della Knorr. Da 130 grammi, dentro ha cipolle, carote, olio extravergine, sedano e aceto di mele. Ah, ok, esatto, praticamente ti spiega come lo puoi usare. Non so se sei riuscita a leggere. Stavo leggendo anche io perché appunto non l'ho mai usato. E dice dosa il prodotto piacere in una pentola e scaldalo per 10 secondi a fiamma bassa. Per un gusto ancora più ricco aggiungi un cucchiaio di olio. Lo sapevi che l'aceto di mele è un conservante naturale? No, non lo sapevo. Adesso lo so. Questo qui si può trovare a 1,99 euro. Sinceramente non vi farò sapere, lo userò, vi farò sapere, non l'avevo mai visto. E infine c'è questa base per pizza pronta in soli 3 minuti. Crea, scalda, gusta, due pezzi con semola di grano duro, sottile e croccante. Praticamente si fa in padella. Si scalda in padella. E comunque ci sono le istruzioni. No, non ci sono delle istruzioni più specifiche. Vabbè, comunque prima si condisce, poi si mette in padella
con un coperchio per soli 3 minuti e poi si mangia. Comunque questa qua proviamo a farla assieme che tanto anche per una merenda così veloce non è niente male. Ed è la marca Che Magia, no, Chef Magia. E la possiamo trovare a 1,49 euro. È della marca Chef Magia e la possiamo trovare a 1,49 euro. Beh, c'erano delle cose interessanti con e senza glutine e che possiamo mangiare tutti, quindi che possiamo assaggiare tutti quanti. Sono contenta, veramente, veramente felice perché. Cioè comunque il fatto che ci siano cose che può mangiare anche Gabriele, mi fa felice. 1, 2, 3, come on!